E chiedete perché, ma DAZN non mi si vede sulla televisione, quindi mi sto guardando i 3 minuti finali della partita Villarreal Real Madrid sul computer, perché non mi si vede, mi si è blonoso, cioè, guarda, questa è la situazione, vabbè, ciao, bella a tutti da me. Ovviamente non c'era solo la partita del Manchester City contro il Liverpool, ma stasera andava in scena anche questa partita abbastanza importante di Liga per il Real Madrid, perché qualora avesse vinto, anche se non è ancora finita, il Real si sarebbe portato a 32 punti, quindi avrebbe agganciato il Siviglia al terzo posto in classifica. Poi Atletico Madrid 34 punti e Barcellona 37 punti primo in classifica, mentre con questo pareggio che sta maturando attualmente il Real resterebbe a 30 punti. Sicuramente sarebbe un'occasione mancata da parte dei Blancos per provare a migliorare la loro attuale posizione di classifica. Perché dico questo? Perché il Villarreal non sta facendo un buon campionato, con questo pareggio si porterebbe a 16 punti e scavalcherebbe il terz'ultimo in classifica, no, scavalcherebbe, stanno a pari punti, scusate, il Bilbao, quindi 16 punti Villarreal, Bilbao 16 punti, sempre terz'ultimi, e Rayo Vallecano 13 punti e Huesca 8 punti, ultimo in classifica. Il Real Madrid ci prova, ma passa in vantaggio il Villarreal con una partenza di quelle scioccanti, Santi Cazorla, poi immediatamente dopo 4 minuti, a 7 minuti già aveva pareggiato Benzema, e poi al 20esimo, se non ricordo male, Varane ribalta la situazione. Finisce il primo tempo, comincia il secondo, all'82esimo se non sbaglio, se non ricordo male, arriva il 2-2 di Santi Cazorla, ma fate attenzione perché riparte molto rapidamente addirittura il Villarreal alla ricerca del 3-2, ma per fortuna, no, per fortuna un cazzo, perché non gli hanno tolto la palla e un giocatore si inserisce, mamma mia. Comunque c'è da segnalare che è stato annullato un gol a Modric per fuorigioco. Ci sono stati, un paio di interventi dubbi in area di rigore che purtroppo non ho avuto modo di rivedere e quindi non so dirvi se l'arbitro ha fatto bene o meno. Ci fidiamo. E mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Io ripeto, questa era una partita che Real si doveva assolutamente portare a casa. Capisco che può essere una trasferta insidiosa, capisco tutto quello che volete, ma se te la vuoi giocare per qualcosa di importante quest'anno e non semplicemente per una lotta alla Champions League, alla qualificazione in Champions League, tu questa la dovevi assolutamente vincere. Una situazione un po' particolare per il Real, che andrebbe, scivolerebbe a meno 7 dal Barcellona e dovrebbero avere le stesse partite giocate, se no, sto andando a memoria, se non ricordo male. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di questa partita, se secondo voi il pareggio alla fine dei fatti è giusto o se il Real Madrid avrebbe meritato qualcosa in più. Io alla fine dei fatti vi dico che il pareggio, a mio parere, è assolutamente giusto, perché comunque il Villarreal si è dimostrato vivo durante la partita, qualcosa ha creato e al netto delle situazioni, insomma, secondo me è stata una partita equilibrata. Alla prossima con un nuovo video, per oggi basta, mi sono rotto i coglioni. Ciao!